Teramo in una classifica che ad oggi, visto il riordino delle province, sembra un po' un paradosso. Sembra una beffa, cioè la provincia di Teramo sta risalendo le graduatorie della classifica del Sole 24 Ore per quanto riguarda la qualità della vita. È un bel segnale, un buonissimo segnale. Chiaro, dispiace che arrivi in un momento in cui proprio la provincia è messa in discussione nella sua dimensione territoriale e questo dispiace, però al di là di questo direi che è un ottimo risultato. Sono parametri molto molto importanti, ci sono quelli legati alla vivacità intellettuale di questa provincia per il numero di laureati, sappiamo tutte le polemiche che ci sono attorno all'università, ci sono parametri di natura economica e quindi riferiti alla vitalità dell'ambiente economico-produttivo, alla vitalità dell'ambiente sociale, alla vitalità dal punto di vista ambientale. Per esempio la provincia è impegnata in prima fila su molte questioni che riguardano l'ambiente, il patto dei sindaci, il progetto Paride e tutti gli altri progetti, sarebbe difficilissimo elencarli, che abbiamo vinto a livello europeo e tutto quello che stiamo facendo in questo senso, il fotovoltaico sulle scuole, insomma, di tutto. E quindi direi che dalla sinergia fra istituzioni, tessuto economico, tessuto sociale e tessuto culturale, possiamo essere orgogliosi di raggiungere questi obiettivi. In questo momento così difficile, in questo momento così complicato per la sopravvivenza anche della provincia, questo risultato deve far piacere secondo me a tutti, tutti coloro che la mattina si alzano e cercano di fare appieno il proprio dovere.